Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della TuttoTech. Oggi siamo in una location un po' diversa perché la TuttoTech anche in vacanza pensa a voi e vi presentiamo un nuovo prodottino. Ma prima di passare a questo vi ricordiamo di iscrivervi al canale e soprattutto attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi pubblicheremo un video. Il prodotto di oggi che andiamo a presentarvi è il Luffy o Lofi. Il nome è un po' ambiguo in italiano, però la cosa importante è il contenuto. Allora, aprendo la confezione in metallo, quindi esteticamente molto bella e protettiva soprattutto, abbiamo il manuale di istruzioni multilingue compreso l'italiano, protezione all'interno in gomma piuma e qui troviamo il magnifico prodotto in questione. Questa qui l'ho acquistata su Amazon ad un prezzo di 35€, 34,99€, è un 64GB e ha la possibilità di essere connessa da questa parte all'attacco dell'iPhone, da questa all'USB del computer, oppure aprendo qui abbiamo anche la micro USB. In più nella confezione viene dato anche USB e un altro attacco. Detto questo, io direi di passare direttamente al vedere come funziona il prodotto, ma prima di tutto vi lancio la nostra sigla. Per prima cosa entriamo nell'Apple Store oppure nel Play Store e scaricate l'app Luv. Il simbolo dell'app è questo. La apriamo e semplicemente troverete il simbolo in alto a sinistra del vostro cellulare, quindi tutto ciò che contiene il vostro cellulare, e la chiavetta esterna quando verrà connessa al cellulare. Cliccando sul tasto foto, quindi quello in mezzo a sinistra, e qui ci tira fuori tutta la nostra galleria. Adesso colleghiamo fisicamente la chiavetta sotto l'iPhone e gli diciamo di importare le foto dal cellulare alla chiavetta. Colleghiamo direttamente la chiavetta all'iPhone. Fatta questa operazione, entriamo in foto, facciamo modifiche in alto a destra, selezioniamo delle foto che vogliamo importare, ad esempio queste, poi in basso a destra il simbolo del copia. E qui ci chiederà dove vuoi copiare. Viene indicato molto semplicemente, infatti in alto c'è scritto copia in qui. Beh, in italiano è un po' approssimativo, ma va bene lo stesso. Ci fa capire che noi dobbiamo metterla dal nostro smartphone alla chiavetta esterna, quindi external storage. Clicchiamo su quello. Qui addirittura possiamo creare una nuova cartella. Molto comodo quando si vogliono fare tutta una serie di suddivisioni per le foto. Quindi proviamo a cliccare nuova cartella in basso a sinistra. La chiamerò vacanze e ok, la cartella viene creata, la apriamo e in basso a destra clicchiamo su copia in qui, sempre il solito italiano un po' approssimativo ma prende l'idea. Parte l'upload dal cellulare alla chiavetta, ha finito, clicchiamo su fine, torniamo indietro, ancora nulla, entriamo nell'external storage, questa qui in alto a destra. Una volta entrata c'è la nostra cartella, la penultima, vacanze, ci clicchiamo dentro e qui come potete vedere troviamo tutte le foto che abbiamo salvato sulla chiavetta. Stessa cosa si può fare con un procedimento inverso, dalla chiavetta si possono importare direttamente sul cellulare. Fatto questo, adesso vi farò vedere, togliendo la chiavetta dal cellulare, l'importazione direttamente sul vostro computer. Diciamo che queste operazioni sono molto utili perché se per caso siete in vacanza e vi siete dimenticati il cavetto, oppure come per esempio succede per l'iPhone, che ogni volta che io lo collegavo con il suo cavetto continuava a attaccare e staccare, non veniva riconosciuto perfettamente, questa operazione permette in maniera molto semplice e rapida di poter importare tutti i file che volete sulla chiavetta, collegarlo al vostro PC o il Mac e salvare direttamente tutti i file. Ma ora procediamo col salvataggio direttamente sul computer. Per farvi capire che cosa andiamo a fare adesso, intanto creiamo una nuova cartella, la chiamiamo vacanze, e l'ha creata qui. Stacchiamo fisicamente dal cellulare la chiavetta, ma prima vi conviene chiudere l'applicazione e chiuderla forzatamente. La togliamo, semplicemente con un gesto meccanico ruotiamo, al secondo clic è a posto, la inserite nell'USB del vostro computer. Eccola qui.
Come potete vedere, ha trovato la chiavetta. All'interno c'è la cartella vacanze che avevamo precedentemente creato. Ed ecco qui tutti i file che avevamo creato. Adesso vi basterà salvarli o nell'hard disk esterno, oppure li potete salvare dove volete e utilizzare soprattutto. Tutta l'operazione richiede veramente un minuto o due, poi dipende molto anche dalla velocità del file, anche perché la chiavetta è una 3.0, quindi ha un'alta velocità di trasferimento dati. Certo è che deve essere tutto compatibile per essere ancora più veloce. Però secondo me è un accessorio fondamentale per chi, come me, a volte si trova a fare dei video in giro, delle foto e vuole svuotare il cellulare per non tenerlo troppo bloccato. Perfetto ragazzi, questa era la presentazione di questa chiavetta USB che per noi è fondamentale per poter trasferire video in tempo reale, non avere più problemi di foto o video che si vanno ad accumulare all'interno della memoria del cellulare, e abbiamo sempre il cellulare lì, il cellulare come qualsiasi altro dispositivo. Detto questo, vi invitiamo a guardare qui sotto il link per poter acquistare il prodotto direttamente online dal sito Amazon, e al prossimo video ragazzi, ciao! Thank you.